Ciao ragazzi e benvenuti. E questa è la nostra videoprova, o meglio, versus tra l'Alcatel One Touch Idol 6030D e l'NGM Forward Prime. Appunto, abbiamo due telefoni perché li mettiamo insieme? Perché sono entrambi due telefoni dual SIM con Android Jelly Bean, con però diciamo la differenza che qui abbiamo un quad-core nell'NGM contro un dual-core nell'Alcatel, con entrambi un giga di RAM, con entrambi una memoria interna 16 giga non espandibile nell'Alcatel, è espandibile tramite microSD nell'NGM, e entrambi presentano posteriormente una fotocamera da 8 megapixel. L'Alcatel è un telefono unibody, quindi la batteria non è estraibile, tutto quanto in alluminio, e invece è togliibile, diciamo, questo coperchio nell'NGM Forward Prime, e può essere cambiata batteria e inserita anche la micro SD. E in entrambi i casi le dual SIM vengono gestite praticamente, direi, quasi nello stesso modo, ne funzionano entrambe molto molto bene, non abbiamo nessun problema. E anche la ricezione, forse un filino migliore quella dell'Alcatel, e anche forse la qualità audio un pochino migliore quella dell'Alcatel, ma siamo davvero a delle piccolezze. Dicevo quindi, come vengono gestite le SIM? Beh, praticamente direi in modo del tutto uguale: chiamata vocale, chiedi sempre, Vodafone Fast, chiedi sempre, oppure di qui abbiamo Italia Wind, 3 Ita Wind, o chiedi sempre, e stessa cosa per messaggi, connessione dati e quant'altro. Quindi direi che da questo punto di vista non abbiamo alcuna differenza. La archiviazione, vediamo un po' come viene messa. Abbiamo una spesa totale nell'Alcatel di 13,08 giga da utilizzare, solo questo. Invece qui abbiamo una differente visione della memoria. Abbiamo divisa in 5,41 gigabyte per il sistema e 10 per il telefono, diciamo 10,59 per il sistema, 10,59 per il resto, e poi più la SD. Bene, per quanto riguarda il browser, allora direi che per quanto riguarda il browser abbiamo una situazione buona su entrambi i telefoni. E poi vorrei subito andare a vedere come si vede The Verge su entrambi i telefoni. Abbiamo la versione mobile qui e noi gli andiamo a richiedere il sito desktop. Perfetto, ce la chiede ancora mobile, e allora noi gli diciamo invece qui di andare a vedere il full site e di qui di andare in home page. Proviamo a vedere se magari da qui si va in home page, così lo facciamo contemporaneamente. Sì, bene, vediamo un po' quali sono i tempi di caricamento. Allora, devo dire che l'NGM su internet va davvero molto molto bene, e in effetti rispetto all'Alcatel arriva un po' prima sul pezzo, diciamo, sul browser, e anche la reattività ci sembra un peletto superiore, e anche il contrasto bianco, diciamo, lo schermo è più bianco sull'NGM rispetto all'Alcatel, ma comunque sono delle piccolezze. L'Alcatel va molto bene anche lui su internet, non abbiamo avuto nessun tipo di problema in genere, e comunque buoni anche il pan e il pinch to zoom. Naturalmente a velocità l'NGM ci sembra un po' un filino superiore. Ultima prova, anche in questo caso vedete arriva prima l'NGM. Doppio tap. Funziona, come potete vedere, molto meglio sull'NGM. Questo è stato il doppio tap fatto dall'Alcatel, praticamente non ha rimpaginato correttamente, dobbiamo spostarci di qua per rimpaginare. Invece, rimpaginando benissimo dal punto di vista del testo, l'NGM. Bene, detto questo, farei un ulteriore test riguardo appunto il GPS. Vediamo un po' dove ho messo, ecco. Perfetto, li facciamo partire entrambi. Sì,
Spero che non è attivo il GPS. Mannaggia, allora dobbiamo uscire, attivare il GPS e rientrare. Bene. Considerare che è partito con una decina di secondi prima, forse il GM. E considerate anche che l'NGM in questo caso viene un pochino aiutato perché abbiamo fatto già un fix da questa stessa posizione con questo tipo di programma. Invece con l'Hacktel è la prima volta che testiamo questo programma nella posizione dove siamo adesso, quindi probabilmente l'NGM è un pochino avvantaggiato. Comunque devo dire che l'NGM ha già trovato 8 satelliti e se ne è agganciato a 7, quindi comunque ci permette di avere una buona navigazione, anche se non è stato fulmineo. L'Hacktel, come potete vedere, sta ancora cercando i satelliti. Sì, in effetti l'Hacktel non è proprio un portento da questo punto di vista. Diciamo che la navigazione, oddio, su entrambi veramente, non è che GM sia così più fulmineo. Su entrambi direi che la navigazione offline alle volte presenta qualche piccola difficoltà, meglio quella assistita con appunto la connessione internet. Ecco, è stato trovato adesso un satellite. Direi che però l'Hacktel servirebbe ancora un po' più di tempo per arrivare alla fine, non ci sembra il caso di allungare ulteriormente questa ricerca. Bene, per quanto riguarda allora le email funzionano in WT bene, si scrivono bene, ottime tastiere, buona quella della SwiftKey già integrata nell'NGM, noi l'abbiamo comprata sull'Hacktel, ma la tastiera è la stessa, quindi è inutile farvela vedere. E direi allora di andare nel comparto fotocamera. Dove sarà mai? Eccolo qua. E mettiamo questo oggetto. Diciamo che abbiamo di fronte due fotocamere che praticamente hanno la stessa qualità, perlomeno in pixel. Quindi abbiamo due fotocamere da 8 megapixel. Andiamo a scattare con l'Hacktel e andiamo a vedere la foto che è stata fatta. Eccola qua. Direi una buonissima foto. Nessuna bruttezza o particolarità o dettaglio così sgranato o mancante. Direi una buonissima foto. Infatti l'Hacktel realizza delle buonissime foto. Magari con poca luminosità non è così eccezionale. Il flash funziona abbastanza bene, ma non eccezionale, ma comunque devo dire che funziona abbastanza bene. I video, per quanto riguarda l'Hacktel, vengono realizzati appunto in 720p, quindi in HD, e sono appunto molto buoni. Naturalmente, se volete vedere il video, vi rimando alla prova che abbiamo fatto sull'Hacktel. Dicevamo quindi, stessa fotocamera 8 megapixel per l'NGM 4 Prime. Questa è la foto scattata con l'NGM, e anche in questo caso notiamo una foto davvero abbastanza buona, davvero buona. Forse un filino più definita quella dell'Hacktel, ma direi che la qualità è praticamente la stessa. Dice, direi che siamo praticamente lì. Quindi fotocamere buone su entrambi i telefoni, direi non eccezionali ma più che sufficienti per un dispositivo di questo tipo. Non credo che noi andremo a fare con questi tipi di dispositivi delle foto diciamo professionali, quindi per queste fo per questa per la funzione che davvero lo smartphone sono più che sufficienti. E andrei allora a questo punto in galleria e nelle nostre foto di test per vedere un pochino come ecco, andiamo subito, dato che si è aperto con il 1080p, andiamo subito a vedere come viene visto il 1080p sull'Hacktel e poi andiamo a vedere sull'NGM. Adesso non fate caso che si è bloccato, ma è che siamo in streaming. Thank you.
Allora, direi che il video si vede abbastanza bene, non abbiamo alcun tipo di problema. Sinceramente, essendo uno schermo HD, quello del NGM rispetto a un QHD che sarebbe quello dell'Alcatel, quindi più pixel per quanto riguarda quello dell'NGM, sinceramente il video si vede meglio. Per quanto riguarda l'audio, questo è l'audio con uscita dall'NGM. Questo è l'audio in uscita dall'Alcatel. Direi che dal punto di vista di audio più o meno la qualità e il volume siamo sulla stessa barca, diciamo. Ecco, per quanto riguarda poi i video che vengono visti, l'MKV viene riprodotto dall'Alcatel, mentre invece l'MKV non viene assolutamente riprodotto dall'NGM. I DVX non vengono riprodotti su entrambi i dispositivi. Bene, allora direi andare a vedere giusto qualche foto, così per renderci conto. Questa è una comparativa tra due foto. Direi che i colori mi sembrano leggermente più fedeli sull'Alcatel, però la definizione è leggermente migliore, appunto per lo schermo migliore sull'RGM. Questa è una palette di colori. Direi che più o meno siamo lì, ripeto, ancora un po' più vivaci quelli dell'NGM, forse da qui si vede ancora di più, ecco, qui si vede ancora di più, c'è una maggiore vivacità, maggiore brillantezza nei colori, forse anche un po' più sparati rispetto a quelli dell'Alcatel, ma direi che praticamente siamo lì. E direi che l'ultima prova che possiamo fare allora è quella riguardante Asphalt, che andiamo a trovare, giochi, Asphalt e Asphalt. L'applicazione si è bloccata in modo anomalo. Bene, ripartiamo. Ci abbiamo giocato prima, quindi non vedo il perché non debba giocarci. Partiamo prima con l'Alcatel e poi partiamo con l'NGM. Facciamo gara insieme. L'Alcatel è partita un secondo più tardi, colpa mia. Vediamo un po' i tempi che ci mettono. Abbassiamo un pochino il volume. Bene, l'NGM è già arrivato, ma ce l'aspettavamo. D'altronde abbiamo di fronte un quadcore rispetto all'Alcatel, che adesso invece è appena arrivato, ma lo blocchiamo. Ecco, questo è il gioco con l'NGM. Buono lo schermo, ripetiamo nella prova già fatta con l'S4 che lo schermo ci sembra andare un pochino a volte leggermente a scatti. Bene, questo è per quanto riguarda l'NGM. Per quanto riguarda invece l'Alcatel, abbassiamo. E sinceramente l'Alcatel, forse lo schermo è leggermente inferiore di definizione, ma ci sembra che il gioco funzioni meglio. Lo vedo più fluido e più stabile rispetto all'NGM. Bene, quindi cosa dire di questi due prodotti? A voi la scelta, c'è una differenza di prezzo di 100-150 euro a favore dell'Alcatel, che secondo noi tra i due...